Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Mi scuso con voi tutti se in questo periodo non ho fatto ulteriori video, che nel mese di marzo sono stato un po' impegnato io e la famiglia, diciamo, nel sociale, perché faccio anche volontariato. Anche perché stavo aspettando anche il materiale che mi doveva arrivare da Ali per perfezionare la stampante e per realizzare altri progetti. Nel frattempo, comunque, io e mio figlio abbiamo ultimato la verniciatura del personaggio 3D che avevamo stampato con la stampante 3D. Potete vederlo anche su Instagram. No, Instagram, se ho detto bene, Instagram. Poi di questo qui farò la foto e lo metterò su Instagram. E in questo caso, riguardo alla verniciatura, devo salutare obbligatoriamente Carmine Napoletano, che mi ha dato una dritta riguardo alla come colorarlo, perché i colori acrilici che ho realizzato io, che ho fatto come fai da te, e vedete c'è un video dove vi mostro come li ho realizzati, alla fine si presentano con colori molto spenti. Allora, cosa ho fatto? Ho preso una vernice spray trasparente che avevo qui nel mio laboratorio, che avevo utilizzato anche per un altro progetto, come trasferire un'immagine sul legno, una tecnica senza pirografo. Anche lì ho realizzato un video e vi metterò il link se siete interessati a vederlo. Con questa vernice io ho dato una passata e, a dire la verità, è venuto davvero bello. Nei prossimi video che andrò a realizzare, vi farò vedere come possiamo perfezionare l'asse X e Y. Anche se non si vede, la stampa non è venuta del tutto ottimale, perché questo come personaggio ha una forma diciamo abbastanza tozza, ma se andiamo nei dettagli sulle forme circolari vediamo dei difetti. Infatti, sulla base di questo supporto qui si nota che non è perfettamente tondo, a causa proprio del fatto che la mia stampante non ha la cinghia bella tensionata, quindi i motori passo passo non riescono ad avere un controllo ottimale. Visto che Ali finalmente mi ha mandato il materiale che avevo ordinato, ci ho impiegato quasi 2 mesi tra puleggia, poi qui che cos'era? Qui dei filtri per eliminare i texture della stampa, e poi qui avevo ordinato pure, ecco qua, i cuscinetti per eliminare ulteriori rumori della stampante, perché nonostante tutto che abbia eliminato più di 10 decibel, ho ancora il problema che mia cognata si lamenta che sente la stampante che fa rumore, che dà fastidio. E niente, poi un altro lavoro su cui sto lavorando, e quello mi toglierà molto tempo, quindi non è un progetto a breve tempo, come si vuol dire, praticamente sono delle luci psichedeliche. Io già ho realizzato una cosa del genere con elementi passivi, adesso sono andato un po' oltre, sono andato a perfezionare questo progetto, e spero che sia qualcosa che vi possa piacere. La mia idea è quella di trasformare la musica in colori, così da rendere più piacevole l'ascolto della nostra musica preferita. In questo video vi ringrazio anche delle vostre iscrizioni, perché finalmente sono arrivato a 1000, ho superato i 1000 iscritti, e spero di arrivare a meno altri 10.000 iscritti. Quindi, che dirvi? In questo video non vi presento niente, ho fatto un po' di chiacchiere, però quello che vi faccio vedere da vicino nel video è appunto questo lavoro ultimato utilizzando i colori acrilici, perché comunque è venuto davvero bene. Il prossimo lavoro che andrò a fare per mio figlio sarà l'Uomo Ragno Spider-Man, però per realizzarlo devo prima ottimizzare la stampante, perché l'ultima volta che l'ho fatto non è venuto bene. A questo punto vi ringrazio di avermi ascoltato. Vi chiedo di lasciare dei like, di condividere il video e vi raccomando, iscrivetevi. Suggerite anche questo canale anche ai vostri amici. In questo modo potrò arrivare all'obiettivo di 10.000 iscritti. Quindi vi auguro una buona giornata a tutti. Arrivederci.